No, l'idea di buono e di cattivo è un'idea duale. L'integrato non è né buono né cattivo, né con gli altri né con se stesso, dal mio punto di vista, ovviamente. No, l'integrato ha una caratteristica fondamentale: riconosce che lui è il creatore dell'universo dove non esistono le regole. O meglio, se le regole esistono, se le fa lui. Ma perché farsi delle regole? Una regola è un qualcosa che ti dice che tu la puoi rispettare o non la puoi rispettare. Quindi l'esistenza stessa della regola è duale. La persona integrata sa che l'universo lo costruisci te attimo per attimo, perché vivi solo nel presente. Quindi non è che l'integrato dice devo andare in ufficio alle 8 di mattina perché sono un impiegato modello. L'integrato viverà sovente con qualche difficoltà in una società che non lo specchia più, perché è una società fatta di regole. In quel contesto, i primi istanti in cui le persone acquisiscono la cosiddetta integrazione, si guardano intorno e vedono un mondo in cui sovente non ci si trovano più. Quell'istante capiscono che quello non è il mondo che loro vogliono creare, è il mondo che gli altri vogliono che tu crei. E c'è qualcosa che non va, perché te ti accorgi, anche a fatica, ma te ne accorgi, che tu stai vivendo in un mondo che hai creato tu, ma secondo i dettami di un altro. Il primo ministro ti ha detto che devi pagare le tasse perché sennò sei cattivo. E te un giorno ti svegli e dici: ma perché io devo pagare le tasse quando il governo mi ruba tutti i giorni un sacco di soldi a me? Ma perché io devo fare la guerra perché devo fare un discorso di pace? Noi facciamo la pace, quando in realtà la Finmeccanica in Italia vende le armi all'ISIS. Cioè, ma ci pigliamo per il culo. Allora cominci a comprendere che ti stanno facendo creare un mondo che non è il tuo. E come si fa? Perché te lo fanno creare così? Perché tu lo sai creare il mondo. Sei tu il creatore dell'universo? Allora, siccome i nostri governanti sovente non sono animici e quindi non hanno quella parte di consapevolezza necessaria per creare, lo fanno fare a te. Cioè, ti cominciano a proiettare in televisione una serie di fatti, di discorsi e di cose che portano inevitabilmente il mondo in una certa direzione. E te a vedere questi filmati tutto il giorno, la mattina, la notte, te sogni la notte, alla sera e così via, leggi libri, leggi romanzi, leggi cose che ti portano in quella direzione, il tuo cervello, attraverso la tua mente, in automatico, crea quello che è l'universo che gli altri vogliono. Allora liberiamoci subito da questo concetto fondamentale. Io creo il mondo che mi piace a me. Quando uno mi scrive e mi dice: ma ha sentito cosa succede qui, là, su e giù? Ci sarà la terza guerra mondiale? Ma lei cosa ne pensa? Io penso che io alla terza guerra mondiale non ci sarò, perché io il mio mondo felice non. La terza guerra mondiale non c'è, io non la voglio. Se non la voglio, non c'è. Ci sarà per te. Ma io cosa ci posso fare? Perché ognuno crea il Non la suo. vuoi, non la vuoi e non la temi, perché un modo di avere le cose che non vogliamo è Eh temere di certo, averla. perché il temere le cose è un meccanismo di paura. Quando si aggancia alla paura, la tua mente non è più in grado di comprendere perfettamente che è lei che sta creando l'universo e crea universi a cazzo, cioè inevitabilmente la tua paura ti crea. Per esempio, è banale, te sei interrogato dal professore e non hai studiato una parte del programma e dici: speriamo che non mi chieda questo, speriamo che non mi chieda questo, speriamo che non mi chieda questo, o non ti chiede quello. Perché? Perché tu in quell'istante hai messo in atto un meccanismo di paura per cui la tua capacità di creare l'universo è andata contro di te.